come ti chiami tu? Non mi chiamo. Come ti chiami? Flavio. Thank you.
eres tú la que me hace sentir. Y que no hay que olvidar que hace falta vivir. Cómo es que me tienes así? ¿Será que sin ti nunca podré dormir? Y vente pa' la cama y por la mañana no quiero verte, no quiero verte irte sin mí. Y regálame un beso solo por eso. Vale la pena estar junto a ti. Todos quieren saber por qué te quiero con locura. Mis amigos dicen que tú no me haces bien. Todos quieren saber por qué te quiero con locura. Loca, 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 cuando me provoca pierdo y pierdo la razón. Cada, cada, cada vez que en tu almohada busco la una futura generazione di Mastrocampo. Questo piccolo, come se questi piccoli, uno è, come ti chiami? Giulio. Giulio, l'altro? Come ti chiami? Flavio. Franco, tu come ti chiami? Rosario. Sei più piccolino, tu che sei piccolino? Io Giuseppe. Chiedo che è antico come mia, come ti chiami? Salvatore Cosentino. E allora, a parte ogni scherzo, la famiglia Cosentino si è sempre prodigata per il Mastro di Campo. Abbiamo un altro, io di antica conoscenza c'ho con Salvatore, che è stato sempre un vecchio capofoforio antico, sempre di su per giù. Quante volte hai fatto foforio? Una decina di volte. Poi abbiamo Franco Cosentino, un grande un grande attore del Mastro di Campo, che ha fatto molte volte il Mastro di Campo. L'ultima volta quando l'hai fatto? 2004 con il Mastro di Campo. Ho partecipato a tutte le edizioni dall'81 in poi. Poi abbiamo Rosario Cosentino, pure anche lui un grande interprete del Mastro di Campo, l'ultima volta? È il 2014. E ora abbiamo il nuovo Mastro di Campo, che quest'anno, quante volte l'hai fatto tu? Il Mastro di Campo? Sì. Questa è la prima volta. Ah, la prima volta. E quindi, come vedo, state facendo, come si dice, l'allievo. Come vai del Mastro di Campo? Che impressione, cioè l'emozione hai provato, hai provato emozione? Il momento cruciale quando è del Mastro di Campo? La caduta sicuramente. Secondo me il momento proprio a salire del Mastro di Campo quando scoppia famoso botto, boom, e comincia. Non per è me, così per me l'ingresso è esatto. L'ingresso in piazza a cavallo è più emozionante dopo la manifestazione, glielo dirò, ma su poco. E penso che anche Rosario, per te il momento saliente. Entrambi, per l'entrambi. Quando... sia quando si arriva in piazza e comunque anche quando inizia la battaglia, è la caduta ovviamente che è il momento più importante. Io ho visto questa mattina che quando ti hanno consegnato la maschera è stato secondo me un momento emozionantissimo, no? Ho visto che tu eri caricato a mille. Ero molto, molto agitato. E quindi dimmi una cosa, chi è venuto a dirti quest'anno fai il Mastro di Campo? C'è stato qualcuno oppure ti sei proposto tu? Come funziona? Veramente quest'anno non c'erano i presupposti per fare il Mastro di Campo, quindi non è che non c'erano i presupposti, non avevamo intenzione, non si parlava di organizzare il Mastro di Campo, ma ci siamo riuniti insieme a un gruppo di amici. Mi hanno detto tu a fare un Mastro di Campo, punto. Quindi è stata un'imposizione, mica è stata. E generalmente io ora con Franco, che è il più anziano, come funziona? Cioè, per dire, come dice tuo nipote, sei tu che ti propone oppure arriva? Secondo il mio modo di vedere, qualcuno mi ha proposto.
io la penso così. Come dice Giuseppe, solitamente è un gruppo che stimola, un gruppo di maschere che hanno un amico magari che è ha le condizioni per fare il basso di campo e loro per seguirlo con tutte le altre maschere è l'ideale quando si propone un gruppo che ha un riferimento per fare il basso di campo e attorno tutte le altre maschere. E il basso di campo sceglie delle maschere oppure cioè vuole che cosa di la maschera di fiducia nel marcio del campo dice io voglio condizione che ci sia chi. Gli ingegneri sicuramente il tamburinaio. Il tamburinaio secondo me è chi comanda il marcio del campo. Ovviamente. Tamburinaio ingegneri prima di tutto, poi il resto gira attorno al basso di campo anche perché fortunatamente a Mezzoluso questo vincolo per il basso di campo non c'è. Chiunque può fare qualsiasi ruolo e con chiunque. Quindi non ci sono esclusioni per nessuno. Però per fare il marcio di campo bisogna che qualcuno che abbia un po' di orecchio a sentire il ritmo del tamburo. Sì. Vabbè, ma nelle prove poi se non è portato solitamente non va avanti un marcio di campo. E ora un'altra cosa, marcio di campo nuovo, ti sei allenato? Da un bel mesetto ci siamo allenati. E consigli? Lo zio, cose consigli ne hanno dato anche papà, cosa? Mio padre, mio zio. E tuo cugino pure fare a così, però sì, no, no. Il segreto è secondo me il tamburinaio comanda il... È lui il regista. E il Foforio, mi scusi, e Foforio è lui che si propone capo Foforio perché si sceglie una squadra oppure la squadra dice si mettiamo, se non c'è 5 sergi, vanno un capo Foforio nostro, facciamo un altro e Salvatore, pure come funziona? È misto la cosa, c'è quando ti sceglie, poi tu ti scegli i personaggi che vanno a vedere dietro, è una cosa diciamo che si scambia uno scambio tra i ragazzi e tu stesso che ci sta partecipando, è una volontà reciproca. E poi un'altra cosa, il marcio di campo, chi fa la regina? Se per forza ci deve essere un filo, oppure la regina può essere una tua insaputa? Allora, io quest'anno ho scelto una mia grande amica. Chi è la regina quest'anno? Maria Chiara Lovico. Ah, sì. C'è. Prego, si è come? Posto? Sì, si è come? C'è. Maria Chiara Lovico è una mia grandissima amica che da sempre avevamo intenzione di farlo assieme, quindi io insieme a lei abbiamo costruito proprio tutta la parola la corte con altri nostri amici, quindi noi ci siamo proposti in massa, quindi un gruppo, un bel gruppone ci siamo proposti. Certo, a mio parere la regina la devo scegliere io, perché io non ballo 3 ore per nessuno. Per carità, ma e allora quando si faceva il marcio di campo che c'era un mascolo che faceva film, allora che fa? Fortunatamente i tempi sono cambiati. L'ultimo mascolo di campo, presente il mascolo di campo, che c'è stato un mascolo di film, presente sono stato io. E l'abbiamo fatto come goliardia per far ritornare nuovamente. E io ero capocuore. Era la sorpresa, mi ricordo. E qui era Pino Siracusa, mi pare che era il regina. Siracusa è sceso perché oggi fa l'ingegnere, sì, ha fatto pure la regina Pino Siracusa. Sì. E signor Cosentino, lei nel marcio di campo cosa sempre tifoso? Marcio di casa. Ah, marcio giusto. E con marcio di casa, appunto, marcio di casa ha compito di coordinare la corte. Ruffiano. E chi lo sceglie? Porta, chi lo sceglie? Porta, porta, o stesso dice quest'anno faccio io oppure è sempre. No, a me mi hanno invitato. Ma c'è qualcuno che si propone giustamente. Ma io mi auguro che quest'anno la regia, cioè il coordinamento di che quest'anno? Noi ragazzi che abbiamo organizzato il nostro di campo insieme alla Pro Loco, che ci ha appoggiati in tutto. E ora faccio una domanda io. Siete d'accordo il mastro di campo farlo cioè senza finanziamenti pubblici, nel senso che tu vuoi fare il mastro di campo, se ci sono i costumi oppure ti affitto costume, ti accatti confetti e così? Che in modo così sia indipendente da qualsiasi, oppure no? Può ritornare il marcio di campo in questa maniera oppure no? Converrebbe vedere Firmini come basta. No, nel senso che tu dici, tu fa, vuoi fare un cavaliere, ti va a cattare confetti, ti va a fare sì, cose. Lo può fare come sfida, ma cambiate, perché in i quella... costumi ci sono. Sono cambiati, ci sono assicurazioni. I costumi già è ridotto. Vigili del fuoco. Giusto, però gli attori ognuno si deve autofinanziare. E non sono tutti che possono fare. C'è chi lo fa senza che... Anche adesso, senza dirlo, già c'è chi lo fa. Va bene, vedo che sta incominciando a piovere, grazie a tutti. Grazie e buon mastro di campo oggi pomeriggio. Grazie a te.